Portarla a commentare alcune questioni che riguardano la più stretta attualità che riguarda il nostro paese. Lunedì prossimo, so che è una domanda delicata, ma gliela devo porre anche in ragione del fatto che lei con la famiglia Benetton ha lavorato per tantissimi anni. Lunedì si inaugura il nuovo Ponte di Genova, il 14 di agosto si commemorerà il secondo anno da quella tragedia. Nel frattempo il governo che per quasi due anni aveva inseguito l'idea di revocare la concessione e ha trovato un accordo con l'azionista privato, con i Benetton, per sostituire Autostrade per l'Italia con una società a capitale pubblico e ad azionariato diffuso. Lei crede che questa sia una soluzione rispettosa per la città di Genova e per gli interessi del Paese? Ma guardi, io devo dire che sono stato coinvolto in questa storia delle autostrade del Benetton, perché io sono andato via nel 2000 dalla Benetton, sono andato via nel 2000 e le autostrade non c'erano. Tre anni fa Luciano mi ha richiamato per rilanciare la United Colors e a un certo momento c'erano le autostrade, ma io non ho avuto mai niente a che fare con le autostrade. Cioè io ho vissuto questa storia qui da cittadino come voi. Io non avevo niente a che fare con l'autostrada, io lavoravo per la United Colors, quella che fa i maglioncini, che il giorno della caduta del ponte ha fatto sì che tutto il nome Benetton, anche quella delle magliette, diventasse tossico. Cioè io mi sono sporcato le mani di sangue, mi arrivavano delle mail tremende, cioè come se io fossi stato responsabile della caduta del ponte, perché lavoravo per Benetton, parlando da Benetton e United Colors. E poi voi sapete tutti cosa è saltato fuori, no? Quando c'erano le sardine hanno voluto venire a trovarmi a fabbrica, perché noi eravamo un centro di comunicazione interessante per loro, essendo fatto da giovanissimi, sono venuti a trovarmi, è stata fatta una foto e lì è successo un pandemonio. Chiaro. Perché le sardine sono venute a trovare me. È come se fosse stato un interesse del ponte, ma nessuno aveva mai parlato del ponte. Le voglio allora, fare... Chiaro, questi social con tutte queste robe qua. Allora io dico bene, no, io posso avere un'opinione come l'avete voi. Io non penso che la famiglia Benetton sia disonesta, assolutamente. Conosco Luciano, almeno io conosco Luciano Benetton. È una delle persone più incredibili, che è veramente è stato molto interessante lavorare con lui, perché pochi imprenditori hanno avuto il coraggio di affrontare e fare le cose come le ha fatte tu.